Benvenute sul mio canale. Allora, questa mattina, anzi pomeriggio per ora che lo vedrete, realizzeremo insieme un braccialetto che io ho già fatto durante una delle dirette eh, sulla mia pagina Facebook. Eh, però um, apporterò una modifica. Come sapete, mi piace farvi vedere che. Partendo da una base possiamo veramente realizzare poi tante cose con tante varianti. Tant'è che la base di questo bracciale è un vecchio tutorial che trovate sempre sul mio canale. Ehm, poi eventualmente mi, vi metto il link nella info box. Vi ricordo che la info box è quel triangolino che vedete sotto al video. Lo, ehm, cliccate sopra e praticamente si apre una... Uh, si apre una, una, una cosa scritta, non mi viene il nome, e in pratica eh, li trovate tutti i link dei filati del materiale che utilizzo. E quindi vi metterò anche quello del, uh, del video di questo bracciale. Realizzato con il punto puff quindi non l'ho inventato io. E che io questi giorni ho realizzato nel video sulla pagina con il Pompei, questo qui è realizzato con il Pompei, che è un filato elastico ovviamente ideale per chi magari ha problemi di allergia e quindi non può uh, avere a contatto con la pelle uh, cose metalliche quindi uh, trovate anche a tantissimi altri filati elastici uh, come il bliss elastico, il samanta elastico, il glitter elastico e questo è il pompei e veramente uh, praticamente non occorre mettere chiusure perché basta fare i dovuti nodi e quindi... Abbiamo infilato il bracciale senza chiusura. L'ho realizzato anche con il bellissimo um, Capri, eh, che è un mini cordino, e come vedete l'effetto è veramente molto bello e particolare. In questo caso, ho chiuso con uh, dei morsetti, come vedete qui. Ho messo un moschettone, ho arricchito con uh, un occhio di bue, si chiama questa pietra, una pietra della luna è un piccolo charm, in questo caso con ovviamente le chiusure a moschettone mettendo una serie di anellini potete anche fare la, uh, la chiusura regolabile. Adesso lo andremo a realizzare con il sorrento, con il nostro mitico sorrento che come ormai sapete è un filato che ha un'anima in cotone ricoperto di lame e lo possiamo utilizzare per le nostre creazioni a chiacchierino ad ago, a macramè ed ovviamente ad uncinetto. Vi farò vedere i vari step partendo sempre da queste basi che vi ho fatto vedere ora e praticamente aggiungendo man mano delle cose, vediamo, <coughs> scusate, che possiamo ottenere un risultato eh, diverso e più ricco. Occorrente, ovviamente il nostro filato Sorrento, potete provarlo anche con altri filati tranquillamente. Uh, utilizzerò il nostro immancabile uncinetto della Clover da 1,25, ma potete utilizzare anche l'1,50 se vi trovate bene. Uh, come sapete, li trovate sul sito di Forme, www fileforme: www.fileforme.eu. Sono uh, degli uncinetti uh, anatomici ergonomici realizzati appositamente per non far stancare la mano per non far venire crampi eccetera eccetera perché l'impugnatura praticamente non fa chiudere le dita già se voi provate a fare così con la mano per chiudere le dita eh, vedete che già le dita entrano in tensione e quindi la mano si stanca in questo modo invece non accade e quindi sono fatti apposta nulla a che fare però perché hanno proprio un'impugnatura Particolare piatta da una parte bombata dall'altra, nulla a che fare con le imitazioni che si trovano a pochi soldi in giro. Cosa utilizzeremo? Utilizzeremo dei cristalli da 4 mm quindi, se voi cambiate filato, deve essere comunque un filato all'interno del quale eh, potete inserire cristalli da 4 ed utilizzerò cristalli da 6 in tre colori differenti. Ovviamente potete anche scegliere di non fare il passaggio successivo che io poi andrò a fare e quindi eliminare eventualmente un colore alla base. Allora io comincio ed inserirò nel, uh, nel filato, comincio con l'inserire due uh, colori, uno con i 4 mm e uno con i 6 mm. Come sempre mi vado a prendere il capo del filato. Eccolo qua. Taglio la puntina. Prendo l'attack a pennellino. Passo qualche centimetro di filato in questo modo. Attendo che la colla asciughi, poi mi vado a spuntare un po' il filo ed inserirò i cristalli e vi faccio vedere fra poco come andranno inseriti. Ci vediamo fra poco. Allora, una volta che la colla è ben asciutta, ci andremo ad inserire i cristalli nel seguente modo: metto tre cristalli da 4 mm. Considerate sempre, vi ricordatevi quando. Andate ad inserire cristalli per qualsiasi di lavoro. Che i cristalli che inserite per prima saranno quelli che andremo a lavorare successivamente. Poi metto un cristallo da uh, 6, metto altri tre cristalli da 4 mm e proseguo. Indicativamente per un bracciale ovviamente dipende dalla misura del polso, andate ad inserire circa 12-15 cristalli da 6, quindi vi mettete 12 cristalli uh, da 6 e tra un cristallo e l'altro inserite tre cristalli da 4. Allora, eccomi tornato, ho inserito i cristalli, ho sbagliato, mi sono accorta adesso di aver messo due volte i cristalli da, da 4, quindi facciamo finta che questo non c'è. Incominciamo con cristalli da 3, alterniamo 3, uh, 6, 3, 6, uh, scusate, 3 cristalli da 4, 1 da 6, 3 cristalli da 4, 1 da 6. Cominciamo con i cristalli da 4 e terminiamo con un cristallo da 6 ora se voi eh, inserirete un bottone lasciate un pezzo di filo con il quale poi andrete appunto a fermare il bottone altrimenti io farò anche adesso inserirò eh, la chiusura a morsetto e quindi eh, mi farò una piccola base sulla quale andrò poi a chiudere appunto il morsetto quindi se, come sempre filo corto verso di noi fino lungo dall'altra parte inseriamo l'uncinetto tra il dito e il filo Facciamo un giro e ci andiamo a fare una, due, tre, quattro e cinque catenelle. Partiamo dalla seconda e ci andiamo a fare quindi quattro maglie basse perché una catenella ci serve per alzarci: uno, due, tre e quattro. Faccio catenella. Volto il lavoro e di nuovo mi vado a fare quattro maglie basse partendo sempre dal primo foro che troviamo, quindi la prima maglia. 1 2 3 e 4. Di nuovo una catenella volto e mi faccio di nuovo altre quattro maglie basse. 1 2 3 e 4. Adesso mi faccio una 2 3 4 catenelle. Volto, mi vado a vado ad inserire l'uncinetto nelle maglie. Quindi però non faccio un'unica maglia bassa, non la chiudo, anzi neanche vi faccio vedere. Insomma, inserite l'uncinetto nella maglia prendete il filo e lo lasciate così, di nuovo nella successiva, prendete il filo e lo lasciate così, nella successiva prendete il filo e non la chiudete, l'ultima prendete il filo e non la chiudete. Aspettate che invece questa mi si è chiusa. Ecco qua. Prendete il filo che avete sul dito, passate attraverso tutte le maglie, uscite alla penultima quindi avrete sull'uncinetto eh, due fili, avvicinate il cristallo da 6 e vi andate a chiudere la maglia praticamente a questo punto. Fate una, due, tre catenelle e voltate. Provo un attimo a zoomare perché ho paura che mi esca dal fuoco. Ok. A questo punto accavallate il filo, andate a fare in questo spazio che si è formato quando abbiamo fatto le, uh, le 4 catenelle, 5 maglie alte tutte chiuse insieme, così come abbiamo fatto adesso. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ogni volta tirate su l'uncinetto, così avete più, um, più, uh, come si dice? Uh, aiuto più movimento da fare, più facilità. Prendete il filo che avete sul dito, lo portate attraverso le maglie, scorreranno benissimo, uscite nella penultima, quindi appena prima quella che avete sull'uncinetto, avvicinate i tre cristalli. Anzi, no, scusate, qui chiudete di nuovo, chiudete la con una catenella. E avvicinate tre cristalli e li chiudete con una maglia bassissima aiutatevi con le mani poi di nuovo aspettate che mi è sfuggito il filo piccola peste ecco qua ce l'ho fatta 1 2 3 chiudo con una maglia bassissima faccio una 2 3 catenelle, volto il lavoro di nuovo a cavallo e mi vado a fare le 5 maglie alte nello spazio che viene fuori facendo le 3 catenelle, cioè quelle che noi abbiamo qui. Praticamente ogni volta ce le ritroveremo e dovremo andare a inserire l'uncinetto lì di nuovo 1 2 tirate su 3 4 5 Prendo, aspettate che srotolo il filo. Prendo il filo che ho sul dito, lo faccio passare attraverso tutte le maglie, esco alla penultima. In questo caso mi avvicino il cristallo da 6 e lo chiudo quando ho due maglie sull'uncinetto. Di nuovo 1 2 3 volto il lavoro a cavallo il filo, vado nello spazio che vedete si, si separano le, le maglie, inserisco qui e faccio 1 e tiro su. A cavallo 2 tiro su, 3 tiro su, 4 tiro su, 5 tiro su. Prendo il filo sul dito, lo faccio passare attraverso le maglie, esco alla penultima, poi chiudo in questo caso perché mi servono più vicine, altrimenti potete fare anche ehm, chiudere i tre cristalli prima di fare la catenella, però a me adesso mi serve così e vi farò vedere perché. E di nuovo, 1, 2, 3, volto e ricomincio a cavallo, inserisco nello spazio e faccio 1, 2, 3, 4, e 5 esco alla penultima questa volta inserisco il cristallo e chiudo praticamente andate avanti così fino alla lunghezza che desiderate considerate sempre che dovete lasciare lo spazio per la chiusura ok allora io vado avanti e ci vediamo alla fine del uh, di questo di questo giro Allora, ho inserito i cristalli. Ovviamente, regolatevi ripeto con la lunghezza eh, da sole a seconda del polso che avete. Ho inserito quindi l'ultimo gruppo, iniziato con il cristallo da 6, termino con i tre cristallini, mi faccio le 3 catenelle e poi mi vado a fare qui 4 maglie basse: 1, 2, 3 e 4 catenella volto e mi faccio 1 2 3 e 4 se state inserendo il bottone vi farete il cappiolino ok di nuovo una catenella mi faccio altre 3 eh, altre 4 maglie basse anche qui per farmi eh, diciamo quel pezzettino al quale poi andare ad attaccare i morsetti io che utilizzerò i morsetti e che faccio a questo punto? Innanzitutto potete fermarvi, quindi avete già un bracciale, ok? Allora vediamo se voglio mettere i cristalli così oppure voglio mettere i cristalli così, non lo so. Penso lilla sopra. Ok, a questo punto mi tiro fuori. Qualche cristallo lilla ne andrà esattamente uno in ogni spazio che c'è tra un cristallo e l'altro quindi me ne metto fuori qualcuno lo sposto perché ho paura che non è a fuoco mi sono dimenticata prima di dirvi che eh, a questo punto abbiamo bisogno dell'uncinetto da 0,90 il famoso inserimento a rosario allora fatte le um, le quattro uh, maglie basse mi vado a fare um, due maglie bassissime due tre maglie bassissime per tornare indietro per arrivare a questa altezza ok quindi appena prima del di questo cristallo mi prendo un cristallo da eh, dell'altro colore, da 6, lo inserisco qui al rosario. Me lo porto giù. Mi cambio l'uncinetto, impariamo a fare questa cosa. Me mi chiudo eh, con una maglia bassa o bassissima, che potete chiudere nello spazio che c'è qui sotto. Dopodiché mi faccio una, due, tre, quattro, cinque, decidete voi perché varia a seconda uh, della mano di ognuna. Mi vado a chiudere, adesso vedo se magari cinque sono troppe, nello spazio proprio che c'è uh, tra il filo e il cristallo e chiudo con una maglia bassa senza farmi aprire il filo potete fare bassa o bassissima vedete voi non cambia non cambia molto allento cambio uncinetto di nuovo inserisco al rosario un altro cristallo cambio uncinetto mi faccio una maglia bassissima nello spazio che c'è tra un gruppetto da 5 e l'altro cioè questo spazio qui ok quindi mi inserisco qui e mi chiudo con una maglia bassissima. Dopodiché mi faccio una maglia bassa nello spazio che c'è tra il filo e il cristallo dell'altro colore. Anche qui vedete voi se fare bassa o bassissima: 1, 2, 3, 4. Qui ho fatto 5. Proviamo con 4. Andiamo a tentativi e di nuovo dietro. Chiudiamo con una maglia bassa allento cambio uncinetto cristallo dell'altro colore me lo porto qui. Mi vado a chiudere con una maglia bassissima tra i due tra lo spazio che si vede benissimo, tra i due gruppetti eh, di 5 maglie alte, dopodiché maglia bassa. O bassissima a fianco all'altro cristallo vediamo perché ovviamente se poi diventa diciamo se le maglie alte sono troppo scusate se le catenelle sul sul cristallo sono troppo poche praticamente tenderà a scendere eh, oppure ehm, magari rimane troppo alto Benché tra l'altro potremmo anche, no, però mi piace l'effetto che da fare l'archetto sopra. Riprovo con 4, vediamo se non si muovono maglia eh, maglia bassa accanto cristallo. Perché comunque uno va anche un po' a tentativi. Insomma, non dipende dall'uncinetto che state utilizzando, che magari. State eh, usando un 1 e 50 e quindi è tutto un po' diverso maglia bassissima maglia bassa o anche maglia bassissima. Vediamo, facciamo delle prove: 2, 3, 4, se vado a fare la maglia bassissima, va bene lo stesso. Inserisco, faccio un po' di passaggi così poi vediamo qual è la soluzione migliore. Riprovo con una maglia bassissima, vedete qua per esempio mi, mi si sposta 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassissima, cristallo, maglia bassissima. Allora, vediamo un attimo il risultato. Allora, io direi che o maglia bassa o bassissima tra quando andiamo a fare le, le catenelle è lo stesso. 4 catenelle secondo me sono sufficienti perché 5. Eh, come vedete, è un po' larghetto, mentre le 4 sembra che stiano bene. Quindi scegliete voi se fare maglia bassa o bassissima a quanto pare non cambia, non cambia nulla. Quindi io vado avanti e mi termino uh, questo, questo giro qua. Quindi vi ricordo maglia bassa o bassissima tra il cristallo e il filo. Facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle senza stringere maglia bassa o bassissima. Mi allento il cappio, cambio uncinetto, prendo il cristallo da 6 dell'altro colore, rimetto l'uncinetto. Mi vado a fare qui una maglia bassissima tra un gruppetto e l'altro, si vede perché c'è proprio lo spazio di nuovo. Maglia bassa o bassissima e andiamo avanti così fino alla fine. Allora vado a inserire l'ultimo cristallo con il metodo a rosario. Tiro fuori, faccio 1, 2, 3 e 4 di nuovo, chiudo. Una maglia bassa, mi aggancio magari con una maglia bassissima proprio a questo pezzettino che avevamo fatto all'inizio. E se volete, se vi è comodo, eh, potete tranquillamente fare tutto il bordo, diciamo con maglie bassissime in modo tale che. Andiamo a finire dall'altra parte perché ci serve di andare dall'altro lato. Qui, tra l'altro, all'inizio avevo anche preso male la maglia. Quindi, ci facciamo, camminiamo praticamente intorno al lavoro con tutte maglie bassissime, inserendo l'uncinetto nei vari spazi che, che utilizziamo. Allora, teoricamente, anzi. Uh, potreste fermarvi qui quindi qui abbiamo il secondo bracciale che viene fuori così quindi il passaggio uh, dei cristalli quando abbiamo inserito adesso i cristalli lilla si poteva anche non fare quindi avreste avuto una, um, un tipo di bracciale oppure potete tranquillamente inserire i cristalli viola, questi lilla che abbiamo messo adesso e fermarvi Oppure andiamo avanti e facciamo anche un'altra cosa. Allora, a questo punto ci troviamo da questa parte, quindi saremo così. Considerate che uh, abbiamo fatto quindi il giro di maglie bassissime. O basse come volete, intorno. A questa parte perché avevamo finito il giro abbiamo fatto tutto il contorno e ci ritroviamo in questo punto adesso prendiamo i cristalli da 6 dell'altro colore ancora diverso e li andiamo ad inserire al rosario anche questi quindi ci allentiamo il cappio inseriamo con l'uncinetto da um, da 90 facciamo scorrere il cristallo pian pianino Cambiamo uncinetto, io me lo sposto perché ho sempre paura che poi mi va fuori fuoco e andiamo a chiudere con una maglia bassa sul filo che c'è in, in ogni gruppetto di 5 maglie. Quindi inserisco l'uncinetto e mi vado a chiudere con una maglia bassa. Siccome devo andare avanti. Cosa faccio? Mi abbasso i tre cristallini um, da 4 mm e mi vado a fare se è necessario fate una catenella, l'importante è che il lavoro non tiri. Mi vado a fare una maglia bassa praticamente nella maglia che c'è tra un cristallo e l'altro, senza farvi troppi problemi, ok? Allento il cappio di nuovo, mi prendo un cristallo da 6 me lo faccio scorrere attenzione a non rovinare il filo fate piano piano e di nuovo mi vado a chiudere con una maglia bassa sopra al gruppetto di 5 maglie alte mi faccio una catenella mi abbasso i cristallini e mi vado a fare una maglia bassa nello spazio che trovo Vedete, se eventualmente è necessario farne un'altra o fare una catenella, questo varia sempre a seconda della vostra mano dell'uncinetto che utilizzate e, e del filato anche che state utilizzando. Se, se non utilizzate Sorrento, quindi prendo e mi vado a chiudere con una maglia bassa, faccio una catenella. Abbasso i cristallini da 4, mi inserisco sotto e faccio una maglia bassa. Se necessario, ne fate un'altra. Cambio uncinetto, c'è cioè Sissi che piange. Faccio scorrere, prendo, chiudo gruppetto di 5 maglie inserendo l'uncinetto sul filo e chiudo catenella inserisco tra i cristalli da 4 se necessario faccio un'altra maglia bassa piuttosto che una catenella vedete voi se il lavoro vi tira o meno faccio scorrere il filo e continuo così fino al termine del giro Allora vado ad inserire l'ultimo cristallo da 6, quindi mi chiudo la maglia bassa, mi faccio la catenella, vado dietro al gruppetto di cristalli, faccio la maglia bassa e mi faccio un'altra maglia bassa eh, prendendomi ehm, su quel pezzetto su cui poi noi andremo a fare la chiusura o dove vi capita a voi se farete la chiusura con... Il, il bottone dopodiché mi vado a fare una due e tre catenelle volto il lavoro e faccio una maglia bassa tra un cristallo e l'altro di questi da tre poi faccio uno due e tre tanto il, il lavoro sarà sempre ripetitivo Vado a fare un'altra maglia bassa tra gli altri due cristalli. Ok, a cavallo il filo e faccio una mezza maglia alta inserendomi nello spazio tra il cristallo da 6 ed il filo. Quindi inserisco e chiudo perché faccio una mezza maglia alta: 1, 2 e 3 a cavallo di nuovo una mezza maglia alta che vado a fare proprio tra lo, lo nello spazio tra il cristallo e il filo come dall'altra parte quindi mi inserisco qui prendo il filo e chiudo mi inserisco tra un cristallo da 4 e l'altro e chiudo con una maglia bassa 1 2 e 3 mi inserisco nell'altro spazio, ovviamente poi aiutatevi con le mani muovendo il lavoro. Quindi mi inserisco tra un cristallo e l'altro. Chiudo con una maglia bassa. A cavallo il filo, vado tra il cristallo e lo spazio questo qui, ma ovviamente da questa parte e chiudo. 1 2 3 a cavallo di nuovo spazio tra cristallo e filo o se vi è comodo prenderlo da un'altra parte il risultato è lo stesso fatelo tranquillamente imparate un po a provare prendo e aspettate che ho fatto sbagliato ecco qua inserisco prendo il filo e dai eh. ok e vado a chiudere vado tra un cristallo e l'altro piccino faccio la maglia bassa 1 2 3 nell'altri due cristalli piccini maglia bassa a cavallo cristallo da 6 e chiudo 1 2 3 di nuovo a cavallo e mi vado a fare una mezza maglia alta e praticamente continuo così per tutto il, il bracciale il risultato sarà questo molto molto carino perché si bloccano tutti i gruppetti di cristalli tra l'altro nella parte di sotto se le catenelle che avete fatto nei cristalli non vi piacciono, potete farne di meno in modo tale che il filo tira e quindi va dietro al cristallo e i cristalli rimangono scoperti, però a me devo dire non dispiace, poi se, se, se le catenelle si muovono, pazienza, insomma, nulla non succede nulla. Allora io vado avanti, finisco il bracciale e torno. Ora allora, sono quasi arrivata al termine, quindi faccio gli ultimi passaggi. U mezza maglia alta 1, 2, 3 e vado a chiudere qui e la fine, ecco qua, e poi mi vado a chiudere qui sotto, con una maglia bassa. E poi ne faccio una bassissima così per dare una certa continuità. A questo punto mi vado a tagliare il filo, mi faccio già il primo nodo come siamo sempre abituati a fare, vediamo il risultato. Direi che è molto, molto carino. Se poi voi um, volete fare eh, sul bordo, Ripassare con delle maglie basse, fatelo tranquillamente. Io preferisco lasciare in questo modo. Vi faccio vedere come viene con il pompei elastico. Che secondo me per certi versi è anche più bello perché ovviamente l'elastico tende a fare proprio tutta, tutto un altro tipo di, um, di effetto perché comunque stringe e quindi ha. È diverso, è leggermente diverso e mi piace comunque molto. Infatti, i cristalli che, che abbiamo inserito, che sarebbero questi qua sul grigio, con il pompei vengono uh, proprio fuori e qui invece tendono a rimanere un po' più dentro. A questo punto andiamo a fare i soliti uh, nodini, quindi ci andiamo a bloccare il filo. Mi porto questo qua mi faccio anche un paio di nodi così ora. Ovviamente il passaggio ve lo salto perché tanto non serve. In questo caso serve neanche men meno visto che eh, andiamo proprio a chiudere con i mossetti, quindi mi prendo, se li ritrovo <ride> volentieri, i mossettini arrivo subito. Allora, eccoli qui, li ho ritrovati, ci ho messo un quarto d'ora per trovarli e non vi dico. Allora, a questo punto prendiamo la nostra colla, la andiamo a mettere un pochino qui sopra, questa è la colla per bijou, quindi va bene, facciamo cosa buona e giusta, inseriamo sul dritto possibilmente. Prendiamo, scusate, passo davanti una pinza e andiamo a chiudere. Mi inserisco, ecco qua c'era il nodino e andiamo a chiudere. Idem da questa parte. Inseriamo qui il morsetto, stringiamo, dopodiché ci andiamo a prendere le chiusure, trovate sempre sul sito di file forme a seconda della disponibilità, ovviamente e andiamo ad inserire scusate mi serve un altro anello ovviamente dai che ce la faccio quindi con l'aiuto delle pinze prendiamo un anellino lo apriamo inseriamo mettiamo la chiusura da quest'altra parte in realtà ci volevo mettere anche volevo mettere anche il fiorellino che è molto molto carino, mettiamo così, e mettiamo così. Ed il bracciale è pronto. Lo abbottoniamo. Ovviamente, se voi dovete fare un bracciale, non so, per, per stare tranquilli con la misura, potete mettere più anellini, di modo che fate la misura regolabile. Ed ecco il nostro bracciale, carino anche col fiorellino. Potete fare quel bottoncino che vi ho fatto vedere nell'altro video. Uh, con, uh, um, sì, che era lunedì scorso o due lunedì fa, non mi ricordo. Eh, dove c'è il bottoncino che è molto carino quindi potete farlo anche di stoff cioè con il filato e lo potete utilizzare sia come bottone sia come pendente. Eh, oppure mettere insomma delle pietre dei charms che trovate sul sito di Fili e Forma. Io adesso mi sa che non ce le ho di, di questo colore qualcosa che vada bene o una bella perla, insomma, come desiderate. Però potete veramente ci sono delle bellissime filigrane, quindi potete utilizzare anche quelle. Eh, ce l'ho in oro, non ce l'avevo di questo colore. E quindi niente, il bracciale è fatto, come vedete, possiamo fare delle versioni uh, simili. A proprio non, non ugualissime, non identiche, tutte comunque molto molto belle, quindi vi ricordo potete fare il primo passaggio solo con i cristalli da 6 e quelli da 3, potete aggiungere i cristalli da 6 con un secondo giro inseriti al rosario, o, e poi potete fare quest'altro passaggio che io ho fatto sopra per fare il bracciale ancora più ricco, quindi da una base possiamo veramente sviluppare eh, tante altre cose. Io vi saluto, il tutorial è terminato come sempre, vi aspetto settimana prossima. Intanto vi aspetto anche su Facebook e eh, sulla mia pagina Instagram, sempre come le creazioni di Mamu. Io vi abbraccio tutte, grazie per essere state con me. Buona creatività, mi, mi raccomando, uh, la creatività non è competizione, quindi un abbraccio, grande! Ciao!